Ciao ragazzi, come sapete dal 6 al 15 marzo sono stata in Polonia per uno scambio culturale organizzato da un'associazione polacca. Il tema era l'ecologia e io mi ero, appunto, siccome sono interessata molto a questo argomento, mi ero candidata a gennaio. Sono stata poi selezionata insieme ad altri 8 ragazzi italiani e altri 36 provenienti dalla Macedonia, Ungheria, Polonia e Slovacchia. Quindi poi ci siamo ritrovati tutti assieme nello stesso posto. Sapete che mi piace tantissimo viaggiare, ma sono anche un tipo molto indipendente e quindi mi piace anche stare da sola. Però quando viaggio mi piace moltissimo conoscere nuove persone per stare contatto con imparare di più sulle altre culture e quindi questo progetto mi sembrava l'occasione giusta. In questo video infatti vi voglio raccontare un po' come funzionano questi progetti chiamati Erasmus+, che sono finanziati al 100% dall'Unione Europea. Tantissimo è stata quella di condividere tutti i pasti dalla colazione alla cena tutti assieme e si mangiava poi cibo locale, quindi cibo polacco e piatti tradizionali. Allora, però non partiamo subito, se no si scrive le cose. Aspetta, stai parlando adesso. Ok, andiamo giù. Come faccio giù? Il problema della testa funziona, mi dà. Guarda che c'è qua. Ogni sera, dopo cena, ogni team presentava il proprio paese con dei giochi o comunque delle slide e poi si offrivano prodotti e bevande tipiche del proprio paese. C'erano delle ragazze che avevano portato, adesso non mi ricordo se credo dall'Ungheria, ma anche dalla Macedonia, che avevano portato delle marmellate che avevano fatto le loro mamme ed erano buonissime. Poi dopo questo momento di condivisione si era liberi di trascorrere la serata come si preferiva. Noi avevamo una playroom dove si poteva giocare a biliardo, ballare o giocare a calcetto balilla. Le giornate erano poi scandite da attività che variavano dagli energizer, quindi dei giochi che si facevano tutti assieme, ai workshop. E si aveva la possibilità di discutere insieme, tutti assieme, di tematiche che stavano a cuore. Per esempio, noi dell'Italia abbiamo parlato di come poter viaggiare impattando il meno possibile. Quindi abbiamo dato anche dei suggerimenti su come effettuare dei viaggi eco-friendly, ma gli altri team poi hanno affrontato anche altre sfaccettature di questo vastissimo argomento che è l'ecologia. Per esempio, un team ha parlato di come gli acquisti, soprattutto nel campo dell'abbigliamento, impattino l'ambiente. E quindi è
veramente è stata una bellissima esperienza anche da questo punto di vista. Ovviamente si tratta di apprendimento non formale. Bene, spero di avervi incuriosito, di magari vi candiderete prossimamente per un Erasmus+. Se avete delle curiosità o delle domande, me le scrivete nei commenti, io poi vi rispondo. Ciao! Siamo sul lago ghiacciato. Adesso lo attraverseremo e poi arriveremo a un altro lago.